Più benvenuti a questo nuovo live. Oggi siamo su Battlefield 4 per comunque cercare, no, di fare una partita seria dopo quello che ho fatto la volta scorsa, che non è proprio il massimo. Comunque oggi siamo con il aspetta, si chiama Recon, arma è la CVR con reflex laser, pistola come potete vedere, sento muzzle break, una specie di fiamma. Qua la luce tattica, guardate il mirino, sapete quello che si vedeva sulla cosa che ho giocato alle 3, il Ghost mi sembra, che a quanto pare sembra che il Call of Duty che andrà contro questo qua si chiama la Ghost. Strana la vita, vero? Comunque, a questo proposito, cerchiamo di fare una partita seria, cosa che probabilmente, con le probabilità sono abbastanza basse, contando la mia grandissima fortuna. Ragazzi, come dice, io penso positivo perché sono vivo, è giustamente abbastanza bello come detto, ma per forte, perché vedete lì sopra c'è sempre scritto open beta, cioè tanto per dire che non l'hai scaricato, che questi qua puoi regalare qualche soldo, sarebbero capaci di dirti che l'hai rubato. Ora, se sto parlando di DICE, di cui ho al massimo rispetto, cioè guardate, io a proposito di DICE ho sempre convinto una cosa: se si vuole un bel gioco bisogna puntare, cioè una delle case bisogna puntare la DICE insieme, vabbè, a Rockstar, ragazzi, quello lì non serve dirlo, cioè io veramente purtroppo, ah dai, vero. Comunque stavo dicendo, pur essendo in GTA V, non so quando riuscirò a prenderlo, però lo prenderò sicuramente, perché penso che per un appassionato comunque di videogiochi perdere un gioco come GTA V, che sarebbe quasi dire che potrebbe anche venire a rivoluzionare un'era, non è che mi vale tanto di perdere. Poi anche è vero che, come dico sempre, cioè non bisogna mai farsi influenzare dalle decisioni degli altri, cioè non è che, vabbè, guarda, si stavo dicendo a proposito di GTA, non è perché tutti dicono che è bello dovete prenderlo per forza, se vi piace lo prendete, se non vi piace, perché secondo me, ora non sto dicendo basta, non dovete prendere tutto, però sto semplicemente dicendo che secondo me un gioco per prima cosa bisogna prenderlo perché diverte, perché sì, certo, cioè secondo me se avete un gioco che diverte, questo è già un punto. Ora trovamoci una bella postazione di camperaggio e vedete questo qua, questo sistema per aiutare il camper, come potete vedere suona, dov'è che c'è? Dalla sua basta. Stavo dicendo, teoricamente vedete suona, quindi costumi che voi siete vicini sapete che c'è qualcuno. Ci pensate, una cosa abbastanza geniale. Cioè, qualcun altro per evitare il tanking, come succede sempre. Adesso tutti a dire, voi state camperando, ragazzi, per non passare le bandiere purtroppo sono costretto a farlo. E non è che, come dico, cioè comunque in Battlefield non è che uno possa lasciare come fa in Cota, cioè ma sia. No, io voglio sapere quanto sono i nemici, che poi ho trovato uno si però, cioè ma se non ti ho caricato a farlo fuori, ragazzi, questo qua è il mio livello, non sto scherzando. E giocare in SD che non mi piace tanto, cioè è abbastanza complicato. Allora, spero che quel cavo prosegue. Il cavo fortunatamente ha proseguito, ma c'è chi no. Sempre la mia solita fortuna, uno comunque mi ha visto. E mi vuole prendere, è deciso a farmi fuori. Ah no, ecco perché, da 70, ce l'avevo dietro. Da queste distanze qua, sì. Questo qua adesso non mi sta andando, cioè mi sta, cioè adesso comunque sì, da quella distanza lì se sparano 2, 3, 4 colpi è abbastanza difficile che rimangano, cioè o fanno proprio super schifo come me versando, comunque o stanno pensando a qualcos'altro, quindi magari non riescono a mandare molto velocemente. Oh ragazzi, siete morti quella distanza lì, chi è che spara più velocemente siete morti. Guarda che qua c'è un nemico. Ma chi è che?
Ma come? Ma dai, da quella distanza. Io qua in casa veramente certe volte i veicoli qua li detesto. Non tanto perché ci sono o non ci sono, ma per il semplice fatto, cioè che un tanto ti fa veramente le cose assurde, cioè ti ammazzano, allora quello lì. Ma perché? È il solito, sì, sono amico, è un bug. Io mi fido un po', devo dire, questo qua, perché non si sa mai. Cioè non è che sono super cecchino, che capisco subito dove sono gli amici, dove sono i nemici, cioè. Oh, ragazzi, adesso, ecco cosa faccio, direi di... Dalla terra, no, perché... io non ho mai capito come che siano questi qua, perché adesso io vorrei... Ok, dai, ecco, guardate, lo prendo. Saluta il tuo bel amichetto. Che poi mi stanno creando un po' il mio vatta. Sì, che ragazzi, ecco, un altro proposito, cavoli. Però non mi abbia visto, no, mi ha visto... Fallo saltare, stupido C4, dannazione. No, guarda, guarda, si sta uccidendo. A proposito, un'altra cosa che adesso è successa, sì, ora abbiamo l'ingegnere, a questo punto direi di passare l'arma mentale pesante. Ora ci vuole tutto fuoco pesante. No, c'è l'RPG. Che ragazzi, ricordatevi, un RPG può sempre far comodo in certe situazioni. Comunque, ragazzi, non venitemi a dire che quindi lo devo usare. No, allora, comunque, usarlo contro le persone, mai. Contro i veicoli, dovete usarlo, perché, ragazzi, l'hanno creato per quel motivo lì, cioè per usarlo contro i veicoli, non per altro, credete che l'abbiano creato così. Cioè, mi interessava. Poi direi di farmi col paracadute fino a C, che vorrei sapere che situazione è. No, stanno conquistando. Me lo faccio fino a C, sono amico. Lo stavo dicendo. Me la faccio fino a C. Sperando che... Aspetta, che qua adesso mi ricordo, da qualche parte ci dovrebbe essere... Boh, dov'è? E qui sì, ecco, questo qua. Vedete, sto posto qua, cioè, per dire... Non più dell'ascensore, un po' come se volessero dire a quelli della Infinity War, però dell'ascensore che si muovono, poi no. Che a questo proposito, mamma mia, comunque stavo dicendo, a questo proposito, non è che siamo 4 o 3, però, non ci credevo, comunque la stavo dicendo, a questo proposito, ragazzi, qua potrà pure essere utile, in core personalmente non so a cosa possa servire l'ascensore, cioè. Le mappe sono quelle lì, che poi proprio per questo mi piace qua, cioè secondo, cioè venire a dire, secondo me è un'altra cosa, venire a dire Battlefield è bello perché ha le mappe grandi, cosa invece fa schifo è una cavolata, perché ragazzi pensateci, io dico una cosa, forse no, quella cosa l'avevo anche letto uno, infatti mi è trovato abbastanza d'accordo, chi è che ha deciso che più una mappa è grande più il gioco è bello? Cioè chi è che ha... Cioè secondo me queste cose qua, ragazzi, sono gusti personali. Cioè che poi comunque mappe... Cioè poi comunque un caratteristico, secondo me, come stavo dicendo, caratteristico, cioè per me Battlefield sono veicoli, giocare di squadra, comunque mappe grandi, mentre COD più mappe piccole, quasi ognuno per sé, anche se non si è raggiunto tanto gioco di squadra, perché ho sparato, vabbè. Che sono regole di pensiero diverse. Ma dov'è? Ragazzi, visto che sono in live, non mi va di buttarmi come un pazzo, preso, preso, preso. Ma perché mi ha dato anche dritto, porco? Cosa è, amico, cosa sta succedendo? Ok, stavo dicendo, perché adesso sentire dei rumori là sopra. Bene.
Sì, stiamo qua, adesso dico, con le cuffie mi spaventa sempre convinto che po mi possa comparire allo sfallo un nemico. Fidatevi ragazzi, con la mia fortuna sono cose che possono benissimo succedere. Ah, ecco quella che era. C'è un veicolo schifoso che non sa dove sia. Mi sa che è proprio davanti. No, dov'è? Scusa, lo so che c'è un veicolo, ma dov'è? Non lo vedo. Non riesco a... Ma vuoi vedere che... Sto qua un mito, l'ha portato giù. Non sto scherzando, vedete ragazzi, è giù. No, ma neanche tanto, perché ragazzi, è una cosa che mi è capitata abbastanza spesso, soprattutto negli ultimi tempi. Ecco, qua che mi sembra che hanno... No, non so fare... Comunque stavo dicendo... Dicevo, hanno cambiato una cosa, e cioè che nei veicoli, soprattutto sti qua, un colpo di RPG non basta farlo fuori. Io vorrei sapere perché... Sto dicendo, vorrei sapere perché quello lì è uscito. Intanto secondo me, tu parla, come stavo dicendo, i miei compagni, non per dire, se sono intelligenti lo fanno fuori, mi spero. Ragazzi, se sono intelligenti, e ripeto, se sono... No, beh, più che intelligenza, metà delle volte è fortuna. Caro, c'è un nemico lì. Prima che... No, è amico. Si cade, ragazzi, io qua, questo bug qua, sì, anche qua l'aveva fatto schifo. È stato malato. Ma perché? Non ditemi... No, dai, mi sono buggato. Sono andato, ragazzi, mi sono... Ora vediamo un po' se c'è. Ragazzi, mi sono potuto fare perché mi ero buggato, mi ero proprio bloccato lì. Lo sto scherzando. Non chiedete, cioè, com'è che è potuto... Aspetta, no, B. Ragazzi, B è in questa mappa qua, secondo me, è quella più importante. Perché è in alto e quindi poi grazie a B potete andare dove volete. Guardate ragazzi, vi dico una cosa, grazie a questa qua, se voi vi buttate potete andare da qualunque parte della mappa, cioè sia su A che su B. No, ok, ce l'avevo dietro. Mamma mia, con lanciagranate, ormai non fa che succede abbastanza spesso. Non sto scherzando, sapete che ho indovinato neanche quante volte mi è successo. Ma dov'è che... Eccoti, mi spiace, peccato che no... Spiace di non avere il medico, se no mi sarei curato anche qua. Oh, a questo punto c'è bisogno di... Ah, adesso mi serve un piano qua. Oh, a questo punto direi di entrare su A, così la difendiamo. Penso che se... ormai siamo tutti su A. Stupido bug. Secondo me un giorno muoio perché sono convinto che lì ci sia un nemico, mi distraggo e mi ammazza. No, il veicolo, no! Sempre allo scoperto, quando sono allo scoperto! Sempre quando sono allo scoperto, se sto peggiorando. Sempre quando sono allo scoperto mi trovo davanti il veicolo, sempre ragazzi. Non sto scherzando. Sono allo scoperto, me lo ritrovo. Prima cosa non facciamo, no. Cavoli. Sì, allora sono in una situazione schifosa. Perché qua da qualche parte ho... Sì, che poi... Cioè ragazzi, cioè guarda...
Mi stai parlando? Dicevo, che mi ha anche bloccato. Vabbè, a quanto pare sì, no, no, col cavolo. Allora, senti, proviamo con lo scavo. Sì, dai. Che lo scavo è abbastanza potente come arma, cioè comunque molto più stabile rispetto alla CR. Ragazzi, se la CR è un problema, ti salvo io. Se muore mentre stavo salvando quello lì, ma arrabbiamo. Comunque, stavo dicendo, ma no, non è neanche tanto stabile. Se devo prenderli, devo fare il giro, se no non li prendo. Ma, cioè, sto qua cercando di farmi fuori con il lancia patate o lancia granate, lancia puffi, dannazioni, quanto sono 10-10. E che con questi numeri qua io non riesco a mirare i bersagli. Vabbè, proviamo sul ponte, perché con quei mirini io non riesco a mirare. Aspetta, no, sì, vabbè, stavo dicendo, con quei mirini io seriamente non riesco a mirare i bersagli. Cioè, mi piace un po' più i mirini metallici qua su Battles, non mi sono mai piaciuti, secondo me, quelli. Proprio su Battlefield, io appena sblocco, no, con qualsiasi mirino, io lo metto. Che sia il mirino più schifoso, ma io lo devo mettere. Perché non... potevo anche accoltellarlo. 29 col... No, dai, vado... No, no, dannazione, da dietro. Ma quanti sono qua? Poi tu direi di... Sì, potrei farlo, però solo vorrei andare a catturare davanti. Io un giorno di questi, per colpa di questo bug, schiatto. Io schiatto un giorno, veramente. Ma che non me li dà? Vabbè. Stiamo perdendo anche. Adesso, non so, siamo a 7 minuti. Devo pensare un po', adesso dobbiamo distaccare. Fa un po'. Però almeno devo buttare via perché finisco in negativo, cosa che potrebbe succedere. Pensiamo a conquistare l'obiettivo adesso. Ok, sì, adesso sto parlando, sono un po' concentrato. Comunque avete visto il bipode che è praticamente uguale, aspetta. Guardate, perché la fermata aveva visto un rosso, boh. E vedete, sto qua cos'è? Sta litigando, no, salite. Allora, guardate, questo voglio vedere, adesso guardate, mi sembrano leggermente più realisti per vedere il coro che sta comandando là. Ci siamo fermati. Proprio il tassi, anche, io stavo pensando, c'è anche il tassi in bello, è geniale. Sì, poi comunque, non so, che ho fatto una cavolata. Direi di passare sotto il ponte, perché ragazzi, passare sopra il ponte è un suicidio. Facciamo finito a questo semplice fatto, è un suicidio per il semplice fatto che vedete mi sta passando un cavolo. Passando sotto il ponte lui non mi vede, a meno che mi metto a sganciare caricatori di armi, lui non mi può vedere. Se invece passo sopra il ponte, ragazzi, avevo un po' da tenere sedere. E non è farmi regali di compleanno, forse è il terzo. Il compleanno è già passato, no? Adesso va! Uffa, quant'è che sono adesso in negativo? Lo sapevo. Giustamente le armi
che sono schifose, per me sono overpower per gli altri. Ah sì, è una legge di qualsiasi tipo, più o meno per me. Come dico sempre, io sono strano, ok, ora apro il sesamo. Vabbè, non volevo, cioè, volevo aspettare a buttarmi tanto per vedere com'era la... Ah, ma non era... Ho fatto stupire per niente. Non so perché ho convinto che fosse girato. Vabbè, lasciamo stare. Questo qua è vestito d'assalto. No, era un medico. Secondo me gli fanno un po' caso, non per dire. Vabbè, facciamo... No, ecco, aspettate, andiamo. Voglio vedere... No, ecco, questo qua, quest'arma qua. Un attimo, farvela vedere, sì, con... Questa qua, per intenderci, è la figura della K5C. Sì, vabbè, grazie tanti, da dietro. Io sono entrato da dietro. Cioè, guardate che bug. Cioè, non è un bug, è proprio lo sfondo che ha fatto male. Adesso vediamo se entro la fine della partita ce la faccio a recuperare o no. Dai, questa volta, allora, ammetto, questa volta è stata evitata da rientri, a quanto pare. Sembra che l'abbiano rientrato un pochettino a caso, o no? Insomma, teoricamente non sarei dovuto entrare. Adesso scopro che è amico. Adesso scopro che è amico. Quello che dico di me è tutto fuorché amico. Ma perché? Oh, la P226. Vabbè, sto recuperando. 14, 14, 15. Comunque, che sono? Direi di chiudere come l'altra volta. Quindi, ragazzi, ultimamente, intanto l'ho fregato, morirò. Granata, infatti, la lancio schifosa. Ah sì, io le granate non le so. Netto, netto. Ora, se muoio sono uno scemo perché mi porto... No, beh, sta per finire la partita, quindi taglio quando finisce la partita. Abbiamo deciso. Mamma mia, che fortuna. Ora, devo guardare sempre dentro gli ascensori, perché in tutti i posti di camperaggio, anche dentro gli ascensori ormai. Vabbè, ragazzi, è finita qua, ho fatto insieme a 15-15, comunque, è bella partita, abbiamo vinto 194-0, i Chad hanno vinto, vabbè, non è una novità, quindi adesso io vi saluto, bella da voi, ci vediamo nell'altro che spero che sia l'altro video di Battlefield 4.